Scorreva l'anno 2011. Una serie di rivolte civili e progressiste scoppia in tutto il Nord Africa, che prenderanno collettivamente il nome di Primavera Araba, e portano alla caduta di diversi autocrati e dittatori militari, tra cui Gheddafi e lo zio di Ruby. Un terremoto di magnitudo 9 della scala Richter colpisce al largo delle coste del Giappone. Il conseguente tsunami colpisce le coste della località di Fukushima, causando un incidente nucleare e il versamento di materiale radioattivo in acqua. Mario Draghi diventa presidente della Banca Centrale Europea. In Iraq termina la seconda guerra del Golfo iniziata nel 2003. Nel frattempo, in America, l'imperatore Tippi fa qualcosa che nessun master di Dungeons & Dragons aveva mai fatto prima. Leggere il regolamento. Signori, buongiorno e bentornati sul canale del Master Kai. Io sono il Master Kai, il vostro ospite su questo canale. Siamo finalmente arrivati all'ultimo video della stagione che, come oramai di tradizione da 5 anni, è dedicato a una lezione di storia. E dato che quest'anno abbiamo dedicato la stagione al world building, ho ritenuto che fosse il caso di fare una lezione di storia che in qualche modo riguardasse questo argomento. Effettivamente di cose tra cui scegliere per quanto riguarda il world building ce n'erano molte, ma quest'anno cade un anniversario particolare, perché l'8 novembre saranno i 10 anni da quando per la prima volta l'imperatore Tippi sul forum di Giant in Playground pubblicò un thread in cui spiegava i principi su cui si stava basando per scrivere la sua ambientazione. Quel post era destinato ad aprire una lunghissima conversazione e a fondamentalmente introdurre il concetto di Tippiverse prima nei master di Dungeons & Dragons e poi virtualmente nel gioco di ruolo in generale. E già di per sé questa sembrerebbe un'impresa titanica, resa ancora più clamorosa che quello che l'imperatore Tippi ha fatto è stato semplicemente limitarsi a prendere in considerazione le regole del gioco prima di mettersi a scrivere un'ambientazione. Andiamo con ordine e vediamo di spiegare meglio. Quando l'imperatore Tippi si è messo a lavorare sulla sua ambientazione, ha cominciato a riflettere sugli incantesimi di teletrasporto e su come la possibilità di spostarsi in maniera praticamente immediata sulle lunghissime distanze avrebbe potuto andare a influenzare l'organizzazione sociale di un mondo che li avesse posseduti. Ne abbiamo parlato nel video sugli errori da evitare nel world building. Se qualcosa è utile verrà utilizzato, vi lascio il link qua sopra. Perché qualcuno dovrebbe scegliere di viaggiare per nave o per carovana quando può più semplicemente teletrasportarsi in un posto? Questo riguarda principalmente il movimento delle merci. Perché un'impresa dovrebbe prendersi il rischio di attrezzare una nave o armare una carovana con la possibilità che durante il tragitto avvengano degli incidenti, vengano attaccati dai banditi o quant'altro, quando, anche se con una spesa iniziale più alta, può limitarsi a piazzare due piattaforme di teletrasporto in due città e poi muovere le merci in maniera immediata. Anche per le città stesse sarebbe un vantaggio. Le città non dovrebbero più aspettare l'arrivo delle carovane e non avrebbero più problemi legati alle spese di trasporto o ai dazi. Anche la città più remota potrebbe ricevere le merci immediatamente e direttamente dalla città che le produce senza dover pagare navi, porti e carovane che gliele porti, e indipendentemente dalla sua posizione rispetto alla città che li produce. E fin qui sembrerebbe un netto miglioramento per la qualità della vita degli abitanti di quel mondo, fino a quando non si prendono in considerazione le possibili applicazioni militari del teletrasporto e come queste andrebbero a scombussolare l'equilibrio di potere delle nazioni di quel posto.
centinaia se non migliaia di uomini e mezzi potrebbero apparire in qualunque momento, in un qualsiasi punto di una nazione, senza alcun preavviso, e ritirarsi sempre col teletrasporto prima che una forza adeguata a rispondere alla minaccia possa essere assemblata e teletrasportata sul posto. Paradossalmente, più l'estensione territoriale di una nazione sarebbe grossa, più la nazione diventerebbe vulnerabile perché dovrebbe impiegare una quantità enorme di uomini e mezzi, sia mondani che magici, per sorvegliare letteralmente ogni singolo punto del suo territorio. Questo paradossalmente porterebbe le nazioni più piccole ad avere un vantaggio su quelle più grosse e quindi porterebbe i vari stati territoriali a ridurre sempre di più la loro estensione territoriale per focalizzarsi solo su alcune aree strategicamente importanti, ultra sorvegliate e ultra difese, a discapito di tutte le altre. Fondamentalmente gli stati tornerebbero a essere delle sorte di federazioni di città-stato. E immagino che qui a questo punto qualcuno stia aggrottando le sopracciglia, perché sì, ok, aspetta, però se gli stati riducono la loro estensione territoriale, rinunciano al territorio, con il territorio rinunciano anche alle risorse che su quel territorio c'erano. Come farebbero a continuare a produrre beni, come farebbero a continuare ad avere un'industria se non avessero risorse da poter sfruttare nelle città? L'imperatore Tippi ha effettivamente pensato anche a questo, e la soluzione è ridicolmente facile: basta semplicemente piazzare qualche trappola. E immagino che adesso siate ancora più confusi. Fermatevi un attimo, bel respiro e riflettete su come funziona una trappola magica. È abbastanza semplice in realtà. C'è una runa magica a cui è collegato un incantesimo. Quando la runa viene calpestata, l'incantesimo si attiva e arriva una palla di fuoco nelle gengive o qualcosa di altrettanto sgradevole al povero malcapitato che ha calpestato la runa. Fin qui è abbastanza ovvio, ma nella pratica non c'è scritto nessuna parte che l'incantesimo che deve essere attivato debba per qualche motivo essere necessariamente negativo per il suo bersaglio. Si potrebbe benissimo creare una trappola magica che lanci cura ferite su chi la calpesta, oppure un creare cibo, o un creare acqua, o un fabbricare che produca oggetti o vestiti. In realtà si potrebbe anche creare una trappola che conceda un desiderio a chi la attivi. Non c'è limite da questo punto di vista. Ogni città potrebbe dotarsi di una serie di queste trappole magiche che si resettino automaticamente, a cui i vari cittadini possano andare e ricevere fondamentalmente dall'aria cibo, acqua, medicine, vestiti e utensili di cui hanno bisogno. Con un po' di impegno si potrebbe arrivare a fare che ogni singola abitazione della città abbia un set completo di trappole magiche in ogni casa, e a quel punto il livello magico di quella città l'avrebbe portata a diventare una civiltà post-scarsità in cui gli abitanti non hanno neanche più bisogno di lavorare perché tutti i loro desideri sono automaticamente esauditi dalle trappole magiche che hanno in casa e non hanno più necessità, possono passare la vita a oziare o magari avendo un sacco di tempo libero a mettersi a studiare, magari proprio la magia che si sta rivelando così tanto utile. Ovviamente, più una città era ricca e potente all'inizio, più facilmente e più velocemente potrebbe attrezzarsi al nuovo paradigma sociale, e non solo rendendo se stessa ancora più ricca e potente, ma attirando una fortissima immigrazione da tutta la zona circostante, perché chiunque ne abbia la possibilità cercherebbe di andare a vivere in quella città, non solo per le comodità, ma perché
la città avendo una densità di popolazione enorme in un territorio relativamente minuscolo è molto più facile da sorvegliare sia con mezzi magici ma anche con mezzi mondani. E la popolazione diventerebbe sempre più acculturata nella magia, sia perché gli abitanti comincerebbero attivamente a studiarla, sia perché qualunque altro incantatore, vista che la necessità degli incantatori continua ad aumentare, si trasferirebbe in città perché lì avrebbe occasioni di lavoro migliore. A questo punto, però, c'è anche il rovescio della medaglia, perché mentre le città diventerebbero sempre più difese, sempre più popolose, sempre più protette e interconnesse dalla loro rete commerciale fatta ai teletrasporti, le città più piccole, più povere, più arretrate si vedrebbero relegate a un ruolo sempre più marginale. La popolazione si abbasserebbe perché tutti gli incantatori andrebbero in città, rendendo le città ancora più arretrate. E nel giro di un paio di generazioni neanche, l'intera ambientazione si trasformerebbe in una serie di grandi megalopoli ultra futuristiche, separate tra di loro da una distesa virtualmente infinita di terre selvagge, perché in assenza di un governo che fondamentalmente faccia manutenzione del territorio, tutto regredirebbe al suo stato naturale con foreste popolate da mostri, umanoidi malvagi e magari anche qualche piccolo insediamento che è quello che rimane delle città più povere, oramai fondamentalmente regredito alla barbarie. E in realtà questo è uno degli aspetti più importanti del lavoro dell'imperatore Tippi. Uno degli aspetti che molto spesso viene infatti frainteso del Tippiverse e del lavoro dell'imperatore Tippi in linea generale è che il focus, l'obiettivo di design siano appunto queste enormi città futuristiche, che effettivamente sono un ottimo esercizio intellettuale di come le regole vadano a influenzare un'ambientazione. Sono un esercizio di theory crafting per vedere come effettivamente applicando tutti gli incantesimi nel manuale si possa combattere una guerra, cosa del genere. Ma oltre a svecchiare un po' questo pseudo medioevalismo costante che accomuna molte, non tutte bisogna dirlo, ma molte delle ambientazioni di D&D, però queste enormi città post-scarsità ad altissimo livello di magia sono un ottimo sfondo per avventure politiche, intrighi, neanche investigative, perché quel livello di magia sarebbe veramente difficile creare una quest che si basa sull'investigazione, a meno di non andare a spulciare nel dettaglio migliaia di pagine di regole su come funzionano gli incantesimi di divinazione. E di avventure investigative, intrighi politici ci sono molti esempi migliori fatti con altri sistemi che non siano Dungeons and Dragons, che è un sistema che ha il suo focus nel combattimento. Quindi molti ritengono che il Tippiverse sia sì carino come esercizio intellettuale, ma in realtà non realmente utilizzabile per farci dentro una quest di D&D. Il fatto però è che in realtà sono proprio questa enorme estensione di terre selvagge che divide una città dall'altra a essere la parte più utile dell'ambientazione. Effettivamente, l'atto finale della vostra campagna potrebbe essere una serie di quest in cui i giocatori nella città ultra futuristica cercano di prendere il potere o di guadagnare il rispetto o di diventare proprio i signori della città. Ma questo è qualcosa che andrà poi ai livelli alti, se non ai livelli epici, per chi lo usa effettivamente in 3.5. Per tutti gli altri livelli, però, il master avrà a disposizione questa estensione virtualmente infinita di
lande praticamente inesplorate, se non abbandonate, dove ci sono ancora i resti di quella che era effettivamente l'antica civiltà di quel mondo, cioè la civiltà prima del teletrasporto, che adesso saranno pieni di mostri e pericoli, ma potrebbero avere ancora tesori, sia tesori veri e propri, cioè gli oggetti magici esistevano anche prima, senza contare che queste città sono effettivamente molto ben difese e molto difficili da assaltare. Questo non vuol dire che non sia mai successo che alcune di queste città siano cadute. Quindi potrebbero esserci ancora i resti di un'intera megalopoli stracarica di oggetti e conoscenze magiche, ormai rimangiati dalla giungla che i giocatori possono esplorare. E qua potrebbero esserci anche interessanti avventure per scoprire come questa città è caduta. È stato un attacco interno? È stato qualcosa di esterno? Tumulti politici, i governanti della città dei PG potrebbero essere molto interessati ad avere queste informazioni, ma non solo, pensate alla società fondamentalmente edonistica che si viene a creare all'interno di queste città. In una società dove tutti i bisogni delle persone vengono fondamentalmente soddisfatti per magia, letteralmente per magia in questo caso, la ricchezza delle persone diventano la loro conoscenza, la loro influenza, e pensate quanta fama potrebbero guadagnare i giocatori anche solo per essere quelli che si avventurano nelle terre selvagge, e cosa sarebbe disposto a fare qualcuno in città per avere magari anche solo un vecchio boccale di peltro da taverna che i giocatori hanno riportato dall'antica città oltre lo scudo magico della città, o in una società dove tutto il cibo è prodotto magicamente, un nobile che potesse dare un banchetto in cui vengono servite vere bistecche di un vero animale catturato nelle terre selvagge. Senza contare che i giocatori potrebbero avere dei loro ritorni per essere i famosi avventurieri, essere conosciuti e ammirati da tutti, e questo potrebbe aiutarli in quello che dicevamo, quando arrivati agli ultimi livelli cercheranno di guadagnare potere all'interno della loro stessa città. Avrebbe perfettamente senso quindi che le città rimanessero sullo sfondo per la maggior parte della campagna come pretesto per far fare agli avventurieri quello che vogliono e poi apparire solamente alla fine, quando oramai i giocatori hanno un livello di potere tale che effettivamente un ambiente ad altissimo livello di magia sia il posto migliore dove poter mettere alla prova le loro abilità che hanno guadagnato in tutti quei livelli. Ovviamente quello che ho fatto qui in questo video è un riassunto molto stringato di quello che poi tutto il lavoro che l'imperatore Pippi ha pubblicato, però vi lascio sotto in descrizione il link proprio al thread di Giant in Playground in cui l'imperatore Pippi descrive tutto il suo lavoro, sia in linea generale il concetto di Tippiverse, sia nello specifico l'ambientazione che usava lui per le sue quest. In realtà è una cosa molto interessante perché, dato che la discussione è stata preservata, almeno al momento in cui io sto girando questo video, è ancora preservata, si possono vedere non solo i commenti originali dell'imperatore, ma anche tutta la discussione che avevano generata con sia le domande che altri master gli avevano fatto, sia le contraddizioni. Ovviamente non tutti hanno immediatamente accettato il nuovo paradigma, come era da prevedersi, però fa parte dell'archeologia del gioco di ruolo per chi è interessato. Per questo video e per questa stagione invece è tutto. Io adesso vado in ferie. Per il prossimo mese vi lascio con i video sul modellismo che ho già registrato. Io intanto starò cominciando a lavorare alla prossima stagione del canale. Adesso, come sempre, la parola sta a voi. Scrivetemi sotto nei commenti eventuali domande, dubbi, perplessità, se conoscevate il Tippiverse, se non lo conoscevate, se adesso che l'avete scoperto comincerete a usarlo. Se il video vi è piaciuto, mettete un like e condividetelo che aiuta a crescere il canale. Iscrivetevi e schiacciate la campanella se volete ricevere le notifiche.
Io sono il Master Kai, noi ci vediamo nella prossima stagione.